Benvenuti, ben trovati, buon inizio di settimana. Apriamo le danze quest'oggi, lunedì con la Seconda Repubblica. Ho in studio due sindaci, in particolare il sindaco di Ussonaci, Giuseppe Morfino, ben ritrovato sindaco, e il sindaco di Buseto, Roberto Maiorana, ben ritrovato anche a Maiorana. E li ho affiancati a un non sindaco, ma insomma una delle autorità politiche, certamente del capoluogo, il presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Giuseppe Gaiano. L'idea mia è quella di soffermarci un po' a parlare di territorio unito, unificato, certamente da un punto di vista dei servizi, delle sinergie, delle cose che si fanno assieme. Sono tre comuni dell'Agro Ericino, ormai, ed ho il piacere ogni volta di sottolinearlo, si lavora sempre più in sintonia, non si prendono più, tranne sporadiche volte, insomma, decisioni immediate che possono riguardare un singolo comune, ma si cerca di guardare alla fattibilità complessiva, certamente, di quanti più comuni, in particolare appunto di quelli dell'Agro Ericino. Se ho detto una fesseria, i sindaci ci mi smentiranno. No. Ah, meno male. Ogni tanto allora azzecco, sindaco Morfino. Per la verità noi come Comune dei Lamoricini, voi sapete da anni esiste l'Unione dei Comuni dei Lamoricini. Io diciamo, come voi sapete, sono da poco tempo lì e quindi da 10 mesi circa. Penso che bisogna dare uno slancio a questa attività perché per ora di fatto l'Unione dei Comuni dei Lamoricini esiste soltanto diciamo, il SUAP, quindi lo sportello unico di attività produttive e poi diciamo, gli stipendi del personale dei 6 comuni che ne fanno parte. Però per statuto ha tanti altri compiti e io mi auguro che riusciamo a metterli su campo dopo tanti anni e creare così servizi che possano essere più efficienti e più economici per il nostro territorio, perché oggi è importante che alcune cose vengano gestite insieme, che si faccia diciamo un'unione, si parla, abbiamo già un progetto per fare il canile dell'Unione Comune dei Lamoricini, vi sono alcune cose importanti, per esempio si è parlato da tanto tempo di gestire i tributi, e si è parlato anche di gestire il servizio della Polizia Municipale, nel senso di unificarla per avere una, perché spesso nei vari comuni quando ci sono iniziative particolari abbiamo bisogno l'un dell'altro di collaborazione, quindi diciamo vi sono alcuni progetti, ci sono delle difficoltà, però io mi auguro che questa collaborazione possa continuare ed essere abbastanza positiva. Va bene, oggi pomeriggio, noi stiamo registrando di lunedì pomeriggio, è il pomeriggio in cui il Presidente della Regione Siciliana Musumeci ha incontrato la stampa e quindi attraverso noi l'intera Regione per fare il punto della situazione sul ormai famigerato Covid-19, cioè il coronavirus che sta mettendo in ansia veramente tutte le famiglie, insomma, di tutta Italia. Anche dalle nostre parti, malgrado le rassicurazioni che vengono ufficializzate appunto dalle autorità sanitarie e politiche, mi sembra che, insomma, se non parliamo di panico, insomma, la preoccupazione è veramente alta, al punto che i supermercati sono stati presi di mira, prima per quanto riguarda gli igienizzanti, diciamo così, ma ora mi risulta anche per quanto riguarda i generi alimentari. I sindaci li faccio intervenire così poco, ma domani pomeriggio, martedì, c'è un incontro in prefettura per cui si avranno maggiori notizie e maggiori certezze, certamente, per cui eviterei di farli scendere proprio nello specifico delle questioni, se non per capire loro cosa pensano. Sindaco Maiorana. Allora, intanto la prudenza è d'obbligo, questo lo dobbiamo dire, non dobbiamo creare allarmismi e questo penso che sia un po' nella mente di tutti. Purtroppo poi è chiaro che il panico rischia di prendere un po' la popolazione, per cui si verificano episodi come lo svuotamento degli scaffali dei Ma anche a supermercati. Buseto è successo già? Non ho notizia a Buseto ancora, mi auguro che non accada, insomma, non c'è ancora, diciamo, questo panico. Però è chiaro che, per esempio, oggi c'era una piccola festicciola con dei bambini che dovevano fare un ballo in maschera e questa sera al centro diurno ci saranno gli anziani che balleranno e qualcuno aveva sollevato la questione, dice: ma che facciamo? Che facciamo? Allora, l'arma è duplice perché se lasciamo correre rischiamo poi di passare per superficiali e questo non ce lo possiamo permettere.
Ma se facciamo qualche azione più incisiva rischiamo poi di creare il panico ingiustificatamente. Io questa mattina ho chiamato in prefettura, devo dire la verità, per avere notizie e mi è stato risposto che al momento non ci sono ulteriori indicazioni per cui potevo lasciar correre, potevo far fare queste festicciole. Dico, poi alla fine in Sicilia ancora a questo momento, perché si va di ora in ora, ma in questo momento non abbiamo nessun caso, quindi non siamo una zona a rischio per quello che mi risulta. Per cui a questo punto sì, gli assembramenti ancora non sono così pericolosi come potrebbero essere nelle zone rosse, certo, che ben conosciamo. Detto questo, poi è chiaro, massima attenzione. Domani in prefettura staremo un po' a vedere e a sentire soprattutto quello che ci viene detto, le indicazioni che ci vengono date, e poi chiaramente insieme ai medici di base, insieme al servizio dell'ASP, insieme al 118, che è il servizio preposto a fare il trasporto e a individuare dove trasportare gli eventuali sospetti, e ci adopereremo. Sindaco Morfino, uno già deve combattere con le difficoltà della vita amministrativa di un comune, piccolo, medio, grande che sia, ci voleva pure questa emergenza. Purtroppo questa è un'emergenza diventata... Parlo adesso pure al medico, tra l'altro, insomma, sì, per fortuna lui fa pure il medico. Non faccio più il medico di famiglia, sono in pensione, ma sono sempre un medico. Devo dire che purtroppo sta diventando un'emergenza, perché constatiamo, guardando la televisione, guardando ormai anche sui social, che nel nostro paese ogni ora c'è un aggiornamento, aumentano i numeri di cittadini, diciamo, che sono positivi al coronavirus. Noi in Sicilia ancora non ci sono casi, come diceva il collega Maiorana, speriamo che questa situazione rimanga così, speriamo, perché purtroppo certezze non se ne hanno, c'è difficoltà naturalmente, noi possiamo dire domani mattina prende la regione chiude tutto, non va a arrivare più aereo, certo, o treni o macchine in Sicilia, questa è una cosa impensabile. E io devo onestamente dire che il prefetto è particolarmente sensibile, già questa è la seconda riunione che domani facciamo, mette a tonda tutte le istituzioni per eventuale problema che dovrebbe accadere, speriamo mai, essere pronti per tamponare l'emergenza. Quindi noi sindaci dobbiamo ringraziarlo per questa sua particolare sensibilità. Auguriamoci che non accada. Bisogna, come diceva il collega Maiorana, essere freddi, calmi, non creare panico. Fra l'altro, dobbiamo non dire sottovalutare, che... ma non esagitare. Dobbiamo, diciamo, dire così. Noi spesso non valutiamo le cose che sono avvenute nel passato. Negli anni, quando vengono le sindrome influenzali, che ogni anno viene, che e sembra un virus banale, però ci sono migliaia di morti che spesso noi neanche ne parliamo, perché è un fatto quasi rutinario che ogni anno accade. Certamente questo accade per le persone che hanno patologie concomitanti, patologie più gravi, ma anche qua abbiamo visto questi pazienti purtroppo deceduti in Italia, erano tutti pazienti, diciamo, avanti negli anni, e anche se dobbiamo dirlo, con patologie concomitanti. Quindi dico questo perché non dobbiamo essere drammatici, non è un virus che chi viene colpito è un virus letale, ecco, la percentuale è sempre alta, però diciamo non è un dato, diciamo, che ci dice chi ha il coronavirus muore, quindi dobbiamo stare, diciamo, calmi, la vera preoccupazione è la diffusione, dice che il 2-3% sono, sì, i pazienti colpiti da coronavirus, che purtroppo sono sempre quelli che hanno l'età più avanzata e che hanno patologie concomitanti, quindi bisogna stare calmi. Naturalmente è un problema, come diceva il collega Marana, che bisogna stare, metterlo, come si dice, all'attenzione, per evitare di essere superficiale. Quindi è diventata una priorità nelle cose, sì, amministrative, oggi, purtroppo, dei sindaci. Nazionale, ormai, che ricordo, i sindaci sono anche autorità sanitaria, sì, la prima, sì, autorità. Io penso ognuno di noi, come responsabili in prima persona. Proprio. L'argomento di cui si parla ogni momento è questo oggi nel nostro paese. E visto che se ne parla così tanto, prima di dare la parola al Presidente del Consiglio Comunale di Trapani Guaiana, prego la regia di mandare in onda il servizio proprio fresco fresco che è stato realizzato. È chiaro che le misure di sospensione di analoghe iniziative sono state adottate soltanto nelle regioni in cui la sindrome del coronavirus è già presente e acclarata. In Sicilia non riteniamo di dover adottare questo provvedimento, soprattutto per le manifestazioni all'aperto, all'esterno,
è chiaro che poi è legata alla prudenza di ciascuno di noi la capacità, se si può, di evitare di partecipare. Queste le parole del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, incontrando i cronisti a Catania al termine del vertice sulla emergenza coronavirus, a cui hanno preso parte l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, i dirigenti generali dei dipartimenti dell'assessorato Mario Larrocca e Letizia Di Liberti, il capo della protezione civile regionale Calogero Foti ed il presidente dell'ANCI Sicilia, il sindaco di Palermo Leluco Orlando. Il governatore siciliano ha sottolineato ancora una volta che la Sicilia è pronta ad affrontare una eventuale emergenza ed ha rivolto un appello ai cittadini di prestare attenzione alle condizioni igieniche personali e dei luoghi pubblici che si frequentano. Alle parole di Musumeci hanno fatto eco quelle del presidente dell'ANCI, Leluco Orlando. Non ci sono al momento condizioni per sospendere le manifestazioni. Non è escluso naturalmente che questo possa valere anche tra un mese, ma al momento non c'è ragione. Musumeci domani prenderà parte alla seduta dell'unità di crisi nazionale presieduta dal presidente del Consiglio Conte. Stiamo avanzando al governo nazionale alcune precise richieste. Noi siamo convinti che bisogna accentuare i controlli sulle persone che arrivano in Sicilia col treno, con l'aereo e con le navi. Non mi pare che questo servizio sia stato finora effettuato in maniera accurata, può anche non servire, per carità, ma non dobbiamo tralasciare assolutamente nulla. E poi le misure da adottare per le imprese che inevitabilmente subiranno dei danni. Quale misura pensa di approntare il governo nazionale? Domani parteciperò alla seduta dell'unità di crisi col Consiglio dei Ministri per dare queste risposte assieme a tante altre risposte che attendono i sindaci della Sicilia. E noi qua di sindaci appunto ne abbiamo due, hanno ascoltato proprio assieme insomma le dichiarazioni di Musumeci. Due cose vorrei sottolineare. La prima, che come diceva appunto mi pare il sindaco Maiorana, purtroppo ciò che noi stiamo dicendo adesso magari non è più valido tra un'ora, ovviamente, perché è tutto in evoluzione, ma al momento, e la conferenza stampa è finita intorno alle 18 oggi pomeriggio, non c'è necessità di sospendere in Sicilia le manifestazioni pubbliche, specialmente quelle all'aperto, carnevali, partite, riunioni di qualche natura. Lo dico perché nel pomeriggio, già da stamattina che io sento dire queste cose a Trapani, molti chiamano in redazione e dicono: direttore, giornalisti, ma perché non sospendiamo i misteri di Trapani, visto il rischio? Presidente Guaiana, ma io, come dico, la situazione non è bella, senza dubbio, e bisogna prendere tutte le dovute precauzioni. Ho seguito la conferenza stampa del governatore, e loro stanno predisponendo un piano, a quanto pare domani pomeriggio già usciranno le linee guida. Generale allarmismo, oggi credo che sia la cosa più brutta che si può fare. A mio parere, in questo momento i social network, mi permetto di dirlo, potrebbero essere più infettivi di qualsiasi virus a livello mondiale. Condivido. Quindi una preghiera che faccio a tutti è quello di evitare di lanciare dei messaggi tramite i social che possono generare allarmismo, perché oggi più che mai la gente ha necessità di stare tranquilla, seguire le linee guida che sono precauzionali e attendere insomma gli esiti che ci saranno. È chiaro, come diceva prima il sindaco Morfino, tanti sono stati i virus nei tempi che hanno generato tanta mortalità. È vero che si è creato un grande allarmismo in merito e la situazione non è bella, ma sono fiducioso che le autorità, domani ci sarà questo incontro in prefettura, mercoledì mattina alle 9 ci sarà un incontro a Palazzo Dalì, dove verranno invitati non solo tutte le parti politiche, le organizzazioni e altro, e a seguito di questo incontro con il prefetto, il sindaco di Trapani darà insomma il suo pensiero in merito alla vicenda. La cosa fondamentale oggi come oggi è quella di non generare allarmismo,
ho sentito anche io in merito alla vicenda, processione dei misteri, bloccare, non bloccare, eccetera, eccetera. Ad oggi non c'è nulla di tutto questo. Tra l'altro, come avete visto bene, il servizio del governatore, non è stato vietato di fare delle manifestazioni all'aperto. Sono state date le linee guida dal Ministero che domani verranno prese anche alla Regione Sicilia. Quindi stiamo calmi ed evitiamo di mandare messaggini che possono innescare la rivoluzione. Questo è il messaggio che mi sento di lanciare questa sera. Una vera emergenza invece, provo a cambiare totalmente pagina, aspettando di avere qualche comunicazione maggiore, ovviamente nelle prossime ore sul Covid-19. Una vera emergenza invece è quella che lega tutti e tre i comuni, in questo caso Buseto per il Bosco di Scorace, Custonaci per Montecofano, Trapani per la riserva per esempio delle saline, e quello che appunto riguarda i nostri patrimoni da tutelare. Uno dei più attuali, insomma, su cui si sta battagliando un po' di più in questo momento, mi sembra, di non, dico, non, ancora una volta lo sottolineo, dico, è quello che riguarda appunto Montecofano, la riserva di Montecofano, sindaco Morfino. Sì, è vero. Questa, scusate, queste sono intanto le emergenze con cui comunque a prescindere dal coronavirus bisogna combattere, è un po' che ci accomunano tutti assieme, ma poi arrivano queste cose che erano inaspettate, ma quelle sono battaglie di ogni giorno. Prego, sindaco. È vero, direttore. La riserva di Montecofano proprio 3 anni fa, nel febbraio del 2017, è stata chiusa per la caduta di un masso. Purtroppo, come lei sa, io sono sindaco da circa 11 mesi. Ho trovato la situazione, diciamo, un po' come vuol dire, quasi quasi non era attivato nessun procedimento per richiesta di finanziamento, si era in attesa del progetto definitivo. In questi 11 mesi abbiamo fatto 4 conferenze di servizio. La notizia che devo dare è che finalmente il professionista ha consegnato il progetto. Questo progetto ha avuto i pareri di tutti gli organi competenti, dalla sovrintendenza, dal genio civile, dal territorio, e abbiamo chiesto, progetto circa 1,5 milioni circa, abbiamo chiesto il finanziamento alla regione, all'ufficio del Sesto Idrogeologico, dove questo finanziamento può trovare opportuna copertura. Speriamo che questo arrivi presto e speriamo che finalmente si possa aprire questa riserva, perché devo constatare che è una cosa, una bellezza, un bene che non solo per Custonaci, ma anche per tutto il territorio circostante, che va da Trapani a San Vito, perché il turismo nelle nostre zone spesso è, diciamo, orientato verso queste bellezze naturali, e quella di Montecofano è davvero una bellezza naturale. Io riscontro che nel 2016, il primo anno, diciamo, che dove si è stata l'apertura con l'abilitazione, mi dicono quella della forestale che senza fare tanta pubblicità ci sono stati 16.000 pacanti nel 2016. Quindi immaginate voi se riusciamo a riaprirla, diciamo, a darne la giusta comunicazione. Io riscontro in questi giorni, lo dico con tanto orgoglio, che Custonaci ha avuto diverse presenze importanti, anche dal punto di vista di registi, di alcuni anche stilisti. Abbiamo avuto Dolce & Gabbana per 2 volte nella Grotta Mangiapani, abbiamo avuto una ripresa del film della serie televisiva Anna, e proprio stasera mi hanno comunicato ufficialmente che aprile cominceranno a girare nella nostra zona, Custonaci, ma anche San Vito e credo anche altro comune, ma comunque quelle più importanti sono Custonaci e San Vito in questo caso, e la nuova serie di Montalbano. Quindi Ma dai, questa è una notizione, è una sindaco. notizia La di diamo questo, così, è una così, notizia di con questo grande pomeriggio. nonchalance. Quindi devo dire Quindi che Montalbano viene a Custonaci, la nuova devo, già vigata. c'era stata una già c'era stata una prima volta, però questa volta è una cosa molto, allora è stato, quando è avvenuta quella ripresa, è avvenuta quella ripresa, credo sia stato un piccolo, ma ora dicevo, questo pomeriggio, diciamo, la società che gestisce tutta l'iniziativa, che saranno presenti per diverso tempo e che saranno, diciamo, tutto il territorio, non solo quindi la Cofano, il lungomare di Cofano, le grotte, ma anche il centro storico di Custonaci sarà. Quindi è Ma bella, è bella questa cosa. una cosa che penso possa
ripeto, attrarre gente non solo a Custonaci, perché poi alla fine io sono sempre dell'idea che il territorio nella sua complessità Certo, deve, va. deve trovare possibilità di sviluppo e possibilità di promozione. A proposito di complessità e di territorio che merita tutto, per fortuna insomma, viviamo in una parte insomma, della Sicilia e del mondo che ci invidiano in tanti, che è la provincia di Trama e soprattutto l'Agro di Cina certamente. Anche il sindaco di Buceto Valizzolo, mi è sembrato di capire, lui si è rimasto abbottonato, dice poi la dico in trasmissione, la No, sorpresa, però mi è sembrato di capire che anche lì, a Buseto, da Buseto dobbiamo aspettarci delle belle e imminenti novità. Come le definisco? Sorprese? sorprese relativamente. Pasqua ancora è lontana, Va quindi bene, la, ok. no, più che altro definiamola come una bella notizia che in questi giorni sta prendendo corpo. Se Montalbano verrà a girare le sue puntate qui, questo vuol dire portare turisti, perché abbiamo visto che nelle zone in cui sono stati girati i vari film, le varie puntate di Montalbano, c'è stato un grande flusso turistico e noi dobbiamo fare di tutto per fare arrivare i turisti qui. Arriveranno con Montalbano, arriveranno anche, ce lo auguriamo, tramite un'iniziativa del distretto turistico. Iniziativa del distretto turistico che ha consentito di intercettare un centinaio, mi pare siano 110, influencer. Bisogna imparare anche questi termini, sono degli influencer che scrivono su dei blog, scrivono sulle riviste e che verranno nella provincia di Trapani. Verranno distribuiti per i vari comuni, il dottor Morfino, il sindaco Morfino Sì, conosce pure lui. 20 saranno a Custonaci. Saranno 20 a Custonaci, 18 saranno a Buseto, inteso come percorso, i percorsi sono stati divisi per temi. Buseto sarà inserito nel percorso che riguarda i borghi e le strade del vino, partiranno da Erice, passeranno da Buseto e arriveranno a Salemi, per esempio. Degli altri percorsi onestamente non ricordo quali siano, però ci saranno questi 6 gruppi di circa 20 persone sguinzagliati per tutta la provincia che andranno in qualche modo a evidenziare, a promuovere quelle che sono le nostre eccellenze, ad avere delle esperienze che poi potranno raccontare nei loro blog e che in qualche modo favoriranno il contatto con, mi dicevano, circa Assolutamente sì. Mi 11 milioni di aveva accennato persone. l'iniziativa tempo addietro la dottoressa La Dalì, dottoressa quindi. Dalì, con la quale ho parlato oggi, le ho chiesto se potevo dare un cenno, poi lei verrà fuori chiaramente con una Certo, notizia sì. molto più completa, però dico questa è una bella notizia, una delle belle notizie che, una di quelle che ci auguriamo di avere, cioè, ne vorremmo avere altre. Un'altra bella notizia in realtà, viene anche qui da tutta la provincia, perché come saprete siamo stati coinvolti dall'iniziativa che vede Trapani candidata come capitale della cultura e il sindaco Tranchida ha fatto un'operazione, sta facendo un'operazione che prevede che non sia il comune di Trapani, ma il territorio inteso come rete di comuni, come territorio esteso, che in qualche modo può contribuire a questa candidatura, allo stesso tempo può promuovere i propri territori, i propri prodotti, le proprie eccellenze anche qui in questo caso. Per cui Buseto, come tutti gli altri comuni, hanno prodotto del materiale, delle schede che sono state fornite affinché venissero inserite in questo progetto molto più ampio. Magari il Sì, lo Presidente ne facciamo può parlare. parlare. Però la domanda iniziale, poi io ogni volta mi perdo perché quando mi dicono cose belle mi focalizzo sulle cose più belle. Poi certamente è bello parlare pure di riserve e in questo caso parlare del bosco di Scorace. Il Dobbiamo bosco di tutelarlo Scorace, certamente. assolutamente, no, ma il bosco di Scorace è oggetto di varie iniziative, una delle quali molto importante è stata presentata proprio la settimana scorsa alle associazioni e anche a dei privati. È un progetto che prevede appunto un protocollo d'intesa che andremo a firmare in settimana probabilmente fra il comune e associazioni e privati affinché prenda corpo questo progetto che prevede la valorizzazione del bosco di Scorace con l'inserimento di vari tipi di iniziative e la realizzazione di percorsi inclusivi che prevedono percorsi che possono essere fatti sia da persone normodotate che da persone diversamente abili. E questo è importante perché non ci sono, da quel che mi dicevano, non ci sono altre esperienze di questo genere.
Questo sicuramente ci fa fare un passo avanti sulla promozione, intesa anche come fruibilità a 360 gradi di un patrimonio come quello boschivo che abbiamo noi. Beh, è un territorio che si sforza e in buona parte, per fortuna, ci riesce. Con il mio amico Nini Passalacqua, ultimamente ci confrontiamo spesso sulle cose del territorio e obiettivamente diciamo spesso, ma per ora è un periodo magico per la provincia di Trapani, ci sono ottimi amministratori quasi in tutti i comuni, per cui si lavora in sinergia, in serenità, di comune accordo ovviamente sulle cose che riguardano i macro eventi e lo sviluppo complessivo del territorio, per cui sono veramente contento. Guaiana, partiamo dal... Per loro le riserve, il patrimonio boschivo certamente insomma, è un valore aggiunto. No, a Trapani pure. Abbiamo la nostra riserva, che dico. Però a volte insomma andiamo a cozzare con tutte le normative per il porto, l'ultima per esempio vicenda Bisbini. È una cosa buonissima, giusto? Ma io devo dire che prego. In merito alla... Alla riserva l'amministrazione comunale ha già predisposto delle determine per insomma, dare degli incarichi di progettualità per poter consentire la fruizione della nostra riserva in collaborazione con il comune di Paceco e con il WWF, perché quelle aree sono, come sappiamo bene, regolamentate anche dall'organo WWF. Gli interventi che si stanno facendo sono tanti, uno tra questi è uno studio di fattibilità per generare dei percorsi virtuosi all'interno delle saline e quindi collegare il territorio di Trapani con le frazioni passando dalla riserva di Nubia. Tra l'altro è di questi giorni è stato affidato un incarico proprio su uno studio di fattibilità in merito a questo. Per quanto riguarda invece la grande sfida... Scusa, i fenicotteri rosa... Voi noi, ai telespettatori, lo dico, magari non sanno dove si trovano gli studi di Telesud. Noi ce l'abbiamo proprio alle nostre spalle, perché gli studi di Telesud sono nella zona industriale, qua iniziano le saline e la gran parte dei fenicotteri rosa dimora e viene a stanziare qua. Quindi ogni mattina per noi è veramente una cosa bellissima, insomma, venire a lavorare, diciamo così, certamente. Perché... La grande sfida è Trapani, capitale della cultura. Devo dire che il sindaco sta facendo un'ottima azione, è riuscito a generare una rete, c'è un rapporto di collaborazione costante con tutti i sindaci del territorio, cosa che credo non si era mai verificata negli ultimi tempi. Non solo questo, ho notato anche che c'è un'ala di Palazzo Dalì che è destinata esclusivamente per Trapani Capitale della Cultura, con continuo personale, la parte politica, la parte tecnica, e ci sono testimonial importanti che sicuramente sarà il sindaco poi ad annunciare nel momento in cui verrà chiuso il fascicolo, perché si sta componendo questo fascicolo con ormai tutte le parti del territorio, siamo a pochissimi giorni. Diceva bene i sindaci, dico, ognuno sta consegnando il proprio report, perché l'idea è quella non di Trapani, insomma tutta la provincia che venga coinvolta. Abbiamo delle risorse eccezionali, abbiamo le riserve, abbiamo dei paesaggi stupendi. Molti dicevano, ma è uno sforzo ulteriore quello di candidare Trapani a capitale della cultura, non abbiamo un teatro. Ma dico, non avere un teatro, capisco perfettamente, dico, potrebbe essere, come dire, un neo, ma abbiamo così tante cose e soprattutto la cultura, a mio parere, di essere trapanese, che è una cosa fondamentale che dobbiamo portare avanti. Quindi per noi è una grande sfida, è una grande sfida contro altre realtà e ce la stiamo mettendo tutta. E sicuramente ci sarà qualcuno che tenderà a discreditare questa amministrazione così come altre, ma noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo guardare avanti per sviluppare questo territorio. E devo dire che il distretto turistico sta facendo degli ottimi interventi per sviluppare il territorio dal punto di vista turistico, dando questa destinazione, la destinazione della provincia di Trapani, che non era mai, come dire, è stata lanciata così tanto. Rosalia Dalì sta facendo un ottimo lavoro in collaborazione con tutti i sindaci del territorio e meglio di così credo che non può andare. Il vento ce l'abbiamo, le vele sono spiegate, dobbiamo soltanto andare avanti. Senti, visto che ho qua due sindaci, tu sei l'unico, non ancora sindaco, facciamo così, Presidente del Consiglio Comunale, ne approfitto, ma da quant'è che non vi riunite? Insomma, avete
poca roba da... No, non è che abbiamo poca roba. Io credo che invece di atti deliberativi ne abbiamo avuti tantissimi, ma abbiamo un consiglio comunale e delle commissioni consigliari che lavorano in maniera egregia e tutti gli atti deliberativi sono stati esitati. In questo momento i consiglieri si riuniscono in commissione perché sono stati notificati altri atti deliberativi. Conto per la prima decade di marzo di convocare il Consiglio Comunale ed esitare questi nuovi atti. Non era mai successo. Se non ricordo male, tutto febbraio non c'è stata una riunione del Consiglio. In questo momento, sul mese di febbraio, non avevamo avuto seduto di Consiglio perché gli atti sono totalmente esitati. L'amministrazione comunale ha predisposto altri atti deliberativi che stanno per arrivare, tra l'altro degli interventi anche a sostegno per la candidatura di Trapani a Capitale della Cultura. Fino all'altro giorno ne parlavamo così. Si stanno predisponendo degli atti per trovare una sorta di detassazione per coloro che vorranno dare i locali in disponibilità per la realizzazione di mostre, musei e altro, quindi incitare i privati a collaborare per un unico obiettivo che è quello di sviluppare la provincia di Trapani. Beh, un consiglio comunale insomma, che non si riunisce, voi con... vabbè, ha già spiegato, dico, obiettivamente hanno esitato tutti gli atti, ma voi ve lo augurereste, immagino, insomma, di avere... Siamo in una fase, fra l'altro, molto importante della vita dei consigli comunali, perché ormai, come la legge prevede, che entro il 31 marzo dobbiamo approvare i bilanci di previsione, quindi penso che tutti siamo impegnati, siccome vi sono alcuni atti propedeutici prima di approvare il bilancio che riguardano le tariffe, tare, che riguardano il piano di alienazione, tutta una serie di delibere che sono provvedute all'approvazione del bilancio, quindi credo che anche tutti i comuni, per ora siamo tutte le amministrazioni, siamo impegnate, certo, su questo lavoro, sperando di riuscire in tempo, perché oggi è diventato difficile approvare il bilancio entro i termini previsti del 31 marzo. Sindaco Maiorana. Sì, vale la stessa cosa. Noi per la verità consigli non è che ne facciamo tanti nell'arco dell'anno, siamo abituati a stare anche periodi senza farne perché accumuliamo appunto gli atti che poi devono essere discussi. Anche per noi vale il discorso che stiamo lavorando sul bilancio e quindi poi produrremo anche tutti gli atti propedeutici, perché quello è importante per poter lavorare poi all'interno di un comune. Senza bilancio si fa, lavorare in dodicesimi non si può, non è pensabile, sappiamo come funziona. A proposito di bilancio, quali sono gli obiettivi, insomma, le intenzioni delle rispettive amministrazioni? Cioè, state lavorando per garantire che cosa? In una battuta direi per sopravvivere, ma in realtà... questo lo capisco, questo è amaro dirlo, però... È amaro dirlo, però in parte è così. E poi per il resto i nostri obiettivi sono innanzitutto valutare quali sono gli interventi primari da dover fare. Non sappiamo ancora come va a finire, e questo è un grosso punto interrogativo, con le reti idriche, e questo non ci consente di fare una programmazione vera e propria, perché se dobbiamo andare a metterci soldi come comune, il sindaco Morfino vedo che annuisce perché sa bene anche lui di cosa stiamo parlando, e questo diventa un problema, grosso. Poi per il resto è chiaro che il bilancio prevede varie voci, vari piccoli e grandi interventi che possiamo fare, ma principalmente in questa fase ci preoccupiamo di quelle che possono essere le emergenze che possono venire fuori. Non è cosa da poco, non è cosa da poco. Sindaco Morfino. Diciamo che le problematiche sono tante. Intanto, come diceva bene il sindaco di Buseto, bisogna fare anche gli atti propedeutici, fra i quali il più importante è anche il piano triennale delle opere pubbliche, dove praticamente ogni amministrazione deve stabilire quello che vuole fare il primo anno, il secondo anno e il terzo anno. Quindi lì sono elencate tutta una serie di problemi che noi speriamo di poter portare avanti. Lui ha accennato un problema molto, molto grave, e dico io molto serio, quello dell'acqua. Perché molto grave e molto serio? Forse gli organi di stampa non sono informati, ma non riguarda Trapani perché ha una gestione autonoma, ma la grande parte dei comuni della provincia di Trapani erano in gestione EAS. Come voi sapete, l'EAS da tantissimi anni era commissariata, piena di debiti, e la novità qual è? Che il 2 gennaio il governo regionale, prende regione, ha pubblicato un decreto di liquidazione coatta dell'EAS, che significa che nel momento in cui c'è la liquidazione coatta, qualsiasi tipo di rapporto finisce, quindi questi comuni eravamo forniti dall'acqua, ce la dava Sicilia Acque,
che aveva un contratto con l'EAS. Nel momento in cui c'è la liquidazione coatta, questo contratto decade e quindi Sicilia Acqua adesso dice ai comuni datemi i soldi, perché Sicilia Acqua, certo, è una società mista, pubblico-privato, però alla fine compra e vende acqua, quindi la vuole pagata. I comuni non sono in condizione di pagarla perché noi non abbiamo avuto in gestione, quindi non sappiamo neanche quanti e quali contatori di acqua ci sono. Fra l'altro, mentre Buseto nei tempi normali ha fatto ricorso al TAR per chiedere la sospensiva e il TAR ha chiesto alla Corte Costituzionale di pronunziarsi, il mio comune, il mio predecessore, non ha fatto ricorso al TAR, forse ha fatto scadere i termini e poi ha fatto ricorso al Presidente della Regione, cosa che diciamo, ha aggravato la situazione del nostro comune, particolarmente perché Sicilia Acqua vuole soldi anche del 2019, non solo del 2020, e noi non siamo in condizione di poterli dare. Queste cose purtroppo in Sicilia accadono perché le normative nazionali non vengono rispettate, perché sia l'acqua che le fognature per legge nazionale dovrebbero essere gestite dall'ATI, dall'Assemblea Territoriale Idrica. Qui in Sicilia questo non è avvenuto. Io mi auguro che, e devo ringraziare ancora una volta il prefetto perché su questi argomenti ha fatto diversi incontri sollecitando l'ATI, sollecitando la Regione. Ho avuto contatti fino all'altro giorno col presidente dell'ADI, che è il sindaco di Castellammare, che sta intervenendo presso il governo regionale perché venisse fuori un decreto per dare la possibilità ai comuni di poter affidare alla Sicilia Acque o ad altre aziende che possano gestire, perché in atto siamo in una fase di vacatio, cioè di fatto Sicilia Acque ci dà l'acqua ma noi non la possiamo pagare. Oggi un cittadino che chiede di avere un contatore dell'acqua, io non sono in condizione di dire una nuova costruzione che vuole di autorizzarlo per mettere il nuovo contatore. Quindi è un dramma serio. È veramente un dramma serio che andrebbe affrontato e speriamo che venga risolto. Ripeto, è da mesi che ci si lavora perché è una cosa veramente grave non poter dare l'acqua ai cittadini. È una situazione diversa quella del capoluogo, come sottolineava il sindaco Morfino. Però pure a Trapani, insomma, si soffre in determinati periodi e per rotture o per la tubatura, soprattutto insomma, per le condotte, si soffre di mancanza adeguata di erogazione idrica. Presidente Guaiana, ma ancora bisogna combattere con questa cosa. Per la vicenda delle tubature, condutture, quello che sia, dico che ci siano dei problemi, questo dico è evidente, che ci sono costanti interventi. Non abbiamo problemi dal punto di vista di erogazione idrica, nel senso di portata dell'acqua. Tra l'altro, grazie all'assessore Romano, è stato fatto un accordo mesi addietro con Sicilacque per permettere di avere una portata superiore, specialmente nelle frazioni. Oggi nelle frazioni abbiamo un'erogazione superiore rispetto a quella che c'era prima, addirittura ci sono dei punti dove si riesce a prendere l'acqua non più una volta alla settimana, ma più volte alla settimana, se non tutti i giorni. Perché giustamente facendo questo accordo abbiamo aumentato la portata idrica. Credo che il sistema idrico non solo del capoluogo ma di tutte le città presenta delle falle, ma dico è una cosa normale, bisognerebbe rifarlo. Non so quanti milioni di euro ci vogliono per andare a fare il sistema idrico totale della città di Trapani e quindi diciamo che in questo momento tamponiamo le emergenze. In compenso comunque il capoluogo è un cantiere a cielo aperto, non c'è da sì, non abbiamo, punti, non abbiamo ringraziando perché andiamo in autonomia, problemi in merito a allacci di nuovi contatori, bollettazione o altro, perché il comune diciamo si è fatto carico di questo. Abbiamo magari qualche problema nell'incasso della parte idrica e questo qua è un grave dilemma per le casse comunali, perché diciamo questa parte di introiti che vengono a mancare all'interno del comune risultano residui attivi all'interno del bilancio e quindi possono generare dei problemi nel pareggio di bilancio e comunque vanno sempre reinseriti. Bisogna intervenire all'interno degli uffici per come dire, sistemare questa vicenda. Il problema reale è che le riforme attuali hanno consentito a tantissimi dipendenti di andare in pensione con il famoso decreto quota 100,
La mancanza di personale si vive su tutto il territorio nazionale. Quando vengono a mancare delle risorse importanti, faccio un esempio su tutti, dico, viene a mancare colui che si occupava della bollettazione idrica del comune, dice, ma ne avete uno soltanto? Dice, no, ce ne saranno 4 o 5, ma se ne viene a mancare uno, gli altri 3 cominciano a soffrire, perché il carico di lavoro deve essere ridistribuito e quindi questo comporta un rallentamento. Ma credo che questa sia una vicenda a livello nazionale che si verifica da tutte le parti, e poi c'è il tira la giacchetta per spostare il dipendente da una parte all'altra, perché ogni settore ha le sue esigenze, certo. Ogni settore diventa nevralgico e quindi sposti il dipendente, generi problemi da una parte e risistemi dall'altra, e si continua in questa maniera. Non ci sono ad oggi possibilità e risorse per fare tante assunzioni, quanto fabbisogno c'è per i comuni, quindi si vive questa situazione non bella. Questo studia da sindaco, secondo me. Te lo auguro. È una sua aspirazione. Penso che Tranchito ne farà 10 anni, a meno che non ha altri progetti, poi non lo so, lui è giovane, quindi ha credo che mi volete male. Va bene. Prima di chiudere, così, visto, a voi due vi ho visti allo stadio provinciale a seguire la partita del Trapani, a lui non t'ho visto. Sì, hai ragione, perfettamente, ho avuto l'invito. No, aspetta, poi ti giustifichi dopo. Mi sembra, insomma, ci siamo, no, ma io non l'ho visto, no? Allora, ho intervistato Morfino, perché no? Allora, mi attirerò le ire di alcuni, non sono un appassionato di calcio. Microfono, guarda, microfono mio, hai ragione, Miro, sbatto qua la cartella sul microfono, bom, chiedo scusi. Dicevo, non sono un appassionato di calcio. Va bene, ok. No, non è obbligatorio andarci. Non è obbligatorio esserlo. No. Per il resto, no, perché no, qualche partita potrei anche venirla a vedere, invitami. Va bene, ok, lo dirò, insomma, conosco qualcuno nel CDA. vediamo di farti invitare sindaco. Sì, invece, sì, ma io da molti anni che non andavo a vedere le partite di calcio, anche se nella mia gioventù uno che giocavo a calcio e poi seguivo anche partite, andavo anche a Palermo a vedere la Serie A, e quando ero fuori andavo a vedere diverse partite, ma da molti anni avevo abbandonato questa passione, non so per quale motivo, forse preso da tanti impegni. E quindi ho avuto l'invito da questa persona che tu dici qua vicino, che tu hai vicino, e quindi ho partecipato con piacere, però poi comincio a riflettere, perché io sono uno che quando vedo le partite di calcio mi animo un po' troppo, dico no, non basta che già facendo il sindaco ho problemi, ogni giorno devo farle anche il sabato quando vedere la partita di calcio, quindi comincio a riflettere se vale la pena continuare. Certo. Io mi auguro che Trapani possa riscuotere successi, che possa salvarsi, perché siamo in una situazione di difficoltà. Auguro a questa nuova dirigenza che possa raggiungere quegli obiettivi che ha programmato. È comunque una risorsa, diciamo, per il territorio. Ma non c'è dubbio, anche questo fa parte della conoscenza del territorio, perché quando una squadra è in Serie B naturalmente vengono tante squadre anche del nord, e quindi voi non voi. Io una sera, che un giorno andai a vedere il Latina, che se non ricordo male, e la sera sono andato in un locale con mia moglie, non faccio pubblicità al ristorante, e lì c'erano due tavole di sportivi che venivano a vedere la loro squadra, e venivano lì al ristorante che cenavano, quindi ho detto, vedi, anche lo sport. Certo, come no, assolutamente, insomma, oltre alla comunicazione, insomma, al ritorno in immagine, c'è anche un ritorno, anche se magari potrebbe essere pure di più, però c'è anche un ritorno. Speriamo di conservare la Serie B. Speriamo di conservare la Serie B. Perché Guaiano non va allo stadio? Io sono stato allo stadio un mese addietro, mi ha portato un amico allo stadio, poi ho ricevuto dalla nuova dirigenza 2 inviti, purtroppo mi trovavo fuori sede, proprio fuori dalla Sicilia, quindi non... Lui è più cestista, è vero, Rosario, sì. Segue diciamo, di più il... Devo dire anche da un mesetto non vado... Lo vediamo, affianco al sindaco, lo vedo. A vedere la pallacanestro Trapani, so che hanno fatto delle grandi partite, mi dispiace per le ultime 2 sconfitte che ci sono state, ma sono fiducioso che entrambe le squadre stanno dando il massimo, e credo che i risultati arriveranno. Speriamo per il Trapani Calcio. Oggi in Serie B
è fondamentale rimanere, perché non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista di visibilità e movimento per la città, è fondamentale che il Trapani rimanga in Serie B. Quindi mi auguro tanto che prima i tifosi e allo stesso tempo i giocatori, così come la classe dirigente che ce la sta mettendo tutta, possano dare il massimo per far rimanere il Trapani Calcio in Serie B. Ma c'è certamente una serie superiore che è la Serie A, che è tutto questo nostro territorio, pian pianino, poco a poco, ma con metodo e tenacia, sta mantenendo, l'ha raggiunta e la sta mantenendo, che è la Serie A della sinergia e della coralità degli interventi e del pensiero, dello sviluppo, insomma, di un territorio. Io sono veramente contento, insomma, di come si avverte. Noi addetti ai lavori, dell'informazione, io mi rapporto quasi quotidianamente, non dico con ognuno di loro, ma certamente con ognuno di loro più volte nell'arco del tempo, e si avverte obiettivamente che c'è una nuova era, diciamo così, dimensione del lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Poi ci sono sempre le piccole peculiarità, i piccoli campanili o i progetti che riguardano ogni singolo comune, e ci stanno certamente, ma non c'è dubbio che, come negli ultimi anni, avverto, e non sono il solo, questa bella voglia di fare squadra tutti assieme. Forse stiamo maturando come territorio, come classe di amministratori, non lo so, però certamente, insomma, non posso che farvi i complimenti a voi due come sindaci in rappresentanza degli altri, eppure a loro, i presidenti di consiglio comunale e consiglio comunale, dove le liti non mancano mai, obiettivamente, specialmente a Trapani. Però c'è forse più cultura, più consapevolezza, non lo so, sindaco Maiorana. Sì, è possibile. Io è la mia prima sindacatura, sono sindaco da un anno e mezzo, per cui questa, essendo la mia prima esperienza, non ho modo di confrontare. Però da quando ho iniziato a frequentare, diciamo così, gli altri sindaci, ho visto che si è subito instaurato un bel rapporto di collaborazione. Cosa manca per fare il salto di qualità ai cittadini, per esempio? Cosa manca secondo voi? Proprio il salto di qualità da cittadino, cioè da cittadino normale a cittadino di classe superiore. Non è facile, sicuramente bisogna anche cambiare un po' la mentalità, perché a volte si dicono tante belle parole, poi però al momento in cui si devono mettere in pratica certe cose ci si trova un po' frenati, si continua a fare ognuno a coltivare il proprio orticello, e questo va superato, questo sicuramente va superato. Bisogna evitare di tenere sotto mira chi si muove, chi sta facendo qualche cosa, guardandolo con occhio critico, ma invece bisognerebbe prenderne spunto da chi fa qualcosa di positivo. La famosa, una volta qualcuno definì, sindrome del cecchino, no? Appena qualcuno sta facendo qualche cosa siamo pronti a impallinarlo. Invece dovremmo essere pronti ad apprezzare, o criticare se necessario, ma apprezzare se c'è qualcosa di positivo. E questo forse ci manca. Sindaco Morfi. Ma io credo che, a parte il condivido quello che ha detto Roberto, credo che noi sindaci, nel momento in cui assumiamo questo incarico istituzionale, dovremmo mettere da parte la politica, le lotte politiche. Bisogna che fra di noi ci sia collaborazione seria, senza guardare da quale parte politica si proviene o si è attivi politicamente, perché ci sono quelli come me che non hanno partito politico. È utile che si metta da parte, che si guardi all'istituzione, al territorio nel suo complesso, lo dicevo poc'anzi, perché questo nostro territorio soffre di tanti problemi. Noi chiaramente, parliamoci chiaro, in questa nostra provincia la realtà più importante dal punto di vista economico quali sono? Il turismo, il marmo, l'agricoltura e quel che rimane della pesca. Se noi riusciamo su questi settori importanti, quando parlo di turismo parlo naturalmente di bene ambientale, parlo di tutto quello che riguarda il turismo, è giusto che noi siamo ricchi di queste cose. Se noi riusciamo su queste cose a fare squadra tutti insieme, senza guardare colore politico, e quindi avere un potere contrattuale anche a livello regionale e nazionale, perché questa città, questa provincia venga rispettata. Poi vedete, io davo molta importanza all'ente provincia, purtroppo devo constatare, adesso voi sapete è stato rinviato nuovamente l'elezione che dovevano farsi il 19 di aprile, questo ente provincia, a mio modo di vedere, averlo declassato, a mio modo di vedere è stato un grave errore, anzi andava forse potenziato, ed eliminare tutta una serie di enti intermedi che ci sono, che naturalmente
ad alcuni appaiono come dei carrozzoni, e dare alla politica un senso, perché oggi al di là del commissario che io rispetto, ma mi rendo conto che la provincia, le strade provinciali sono in stato di difficoltà, in stato di abbandono, spesso c'è difficoltà in tutto, quindi l'ente provincia poteva essere anche come dire, l'ente intermedio che poteva unire tutti i comuni per fare squadra. Questo non c'è, speriamo che noi sindaci tutti insieme, ripeto, riusciamo a farlo e a portare avanti questo sviluppo della nostra provincia, creando i servizi necessari, perché per fare turismo ci vuole anche tante altre cose, ci vuole le fognature che funzionano, l'acqua che funziona, certo, i parcheggi che funzionano, tutta una serie di cose che voi conoscete. Che ritorniamo al discorso della capitale della cultura, se serve una serie di cose, ma alla fine insomma... però si può anche insomma, riuscire a ottemperare in diverse altre maniere. Chiudo a proposito in merito. L'Europea è già una certezza, l'anno prossimo sembra lontano, ma in realtà è già arrivato il luglio del 2021 con questa manifestazione europea qui, non solo nella città di Trapani, ma appunto anche lì in sinergia dislocata in più città e paesi vicinori. Però nel frattempo c'è la battaglia per la capitale della cultura. Facciamo finta, anche se noi non dovessimo come città, come territorio, essere eletti, proclamati capitale della cultura euromediterranea nel nostro caso 2021, i trapanesi, questa parte di terra di Sicilia, qualcosa dovrà dimostrarla comunque di essere per... Io credo che l'amministrazione con la candidatura a capitale della cultura... voglia svegliare gli animi dei trapanesi, la consapevolezza di vivere in un territorio che è un territorio stupendo, un territorio dico, che tutti guardano, che tutti ammirano e che oggi è poco sfruttato. E quindi credo che questa sfida sia stata fatta proprio per questo, per far ritornare nuovamente i giovani e soprattutto per far ritornare tutti fieri di essere trapanesi. Sono stati con noi il Presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Giuseppe Guaiana, grazie, buon lavoro, il Sindaco di Cusonaci, Giuseppe Morfino, e accanto a lui il Sindaco di Buseto Parizzolo, Roberto Maiorana. Grazie a voi per essere qua con noi e a tutti voi per averci seguito fino alla fine. Giovedì pomeriggio, giovedì sera in diretta, speriamo dando belle notizie e rassicurando tutti, ma saremo appunto con De Politicum in diretta dalle 21 per parlare fino alle 10:30 circa di coronavirus. Vi aspetto.